Sara Lapace, Country Head Italy di Goldman Sachs Asset Management. Che cosa sono i megatrend e perché dovrebbero interessare un investitore? Sì, i megatrend, detti anche trend secolari, sono dei fenomeni di portata globale che trasformano processi, introducono nuove modalità e nuove esigenze e questi trend hanno la caratteristica di non esaurirsi nel breve periodo e di non essere circoscritti ad un'area geografica specifica. Quindi cosa significa investire nei trend secolari? Significa investire in quelle tendenze che cambiano lo scenario economico mondiale in modo profondo e in modo permanente. E a nostro avviso i trend secolari hanno tre caratteristiche ben definite, ovvero rappresentano un'ottima opportunità per diversificare un'allocazione azionaria più tradizionale, contribuendo quindi ad abbassare quello che è il beta di portafoglio, limitano l'emotività degli investitori grazie ad un orizzonte temporale di lungo periodo e consentono l'accesso a dei rendimenti potenzialmente più elevati. Quindi in Goldman Sachs Asset Management siamo convinti che investire nelle aziende che potrebbero beneficiare di questi trend possa fornire delle importanti opportunità di crescita per gli investitori proprio nel lungo termine. Quali sono, secondo voi, i megatrend che stanno guidando e guideranno la crescita futura? I trend secolari che stanno guidando la crescita futura, a nostro avviso, sono principalmente quattro. Quali sono? Il primo fa riferimento all'evoluzione tecnologica che, come vediamo, avanza a ritmi sempre più rapidi e sta creando vincitori e vinti. Funge anche da acceleratore della crescita per quelle società che sono capaci di adattarsi e di sfruttare a proprio vantaggio il potenziale offerto da questo nuove tecnologie. Per questo guardiamo oltre i colossi tecnologici a più elevata capitalizzazione di oggi per scoprire quelli che sono i leader tecnologici di domani. E ad ogni trend secolare noi abbiniamo anche una strategia azionaria, quindi costruiamo intorno a questo trend dell'evoluzione tecnologica una strategia azionaria ad hoc. Come per il secondo trend strutturale, che qual è? Quello relativo all'impatto delle nuove generazioni. In particolare noi parliamo sempre della generazione dei millennials e facciamo riferimento ai modelli di consumo globali. I millennials, ricordiamoli, sono i nati fra il 1980 e il 1999, rappresentano la generazione più numerosa a livello demografico, a livello globale, e la generazione più ricca. Infatti hanno interessi, priorità, modalità di consumo molto differenti rispetto a quelle delle generazioni precedenti, che stanno creando anche dei modelli differenti per quello che riguarda le aziende, che a questo punto per le aziende diventa fondamentale saper soddisfare i modelli di spesa e le loro preferenze. Un terzo tema riguarda il futuro della sanità, uno dei settori che in questo momento per noi è maggiormente in evoluzione, è caratterizzato da grandi cambiamenti, da grandi prospettive, specialmente in aree quali la genomica, la medicina di precisione, il medtech, ovvero la robotica applicata al campo della sanità e degli interventi chirurgici, e il digital health, che permette di sfruttare la tecnologia e la digitalizzazione per fare delle diagnosi più accurate e per monitorare in maniera più efficiente i pazienti. Un ultimo trend secolare che assolutamente va menzionato per l'importanza che ha anche nell'ambito della nostra ricerca economica, nella ricerca azionaria, è la sostenibilità ambientale. In Goldman Sachs Asset Management riteniamo di trovarci solo all'inizio di una vera e propria rivoluzione ambientale, che però ha una portata paragonabile a quella della rivoluzione industriale con una velocità pari a quella della rivoluzione tecnologica. E a nostro avviso, governi, le aziende, i consumatori si stanno progressivamente muovendo verso una crescita più sostenibile e più inclusiva. Soffermiamoci sul tema della sostenibilità ambientale. Nel ricercare le aziende protagoniste di questa rivoluzione, ci sono delle aree in particolare su cui vi focalizzate? Certamente, in Goldman Sachs Asset Management abbiamo individuato cinque aree che riteniamo fondamentali nel guidare il cambiamento verso una maggiore sostenibilità ambientale. Aree nelle quali vediamo le maggiori opportunità di investimento e che infatti rappresentano i pilastri della nostra strategia Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity. Quali sono queste cinque aree? Innanzitutto partiamo dall'energia pulita. Il tema delle fonti di energia rinnovabile è un tema molto importante. Le fonti di energia rinnovabile già oggi contribuiscono per circa un terzo
della produzione globale di energia elettrica, guardiamo anche agli sviluppi sul fronte delle batterie elettriche, sul sviluppo delle reti di distribuzione che sono sempre più efficienti. E un dato molto interessante da condividere è che nel 2021 le fonti di energia rinnovabile per la prima volta nella storia diventeranno l'area principale di investimento dentro al settore energetico, quindi superando l'estrazione di gas e di petrolio. Un'altra area è rappresentata dall'efficienza delle risorse. Pensiamo per esempio alle enormi opportunità che il crollo dei prezzi delle batterie elettriche sta creando nel settore dei trasporti, e riteniamo che i veicoli elettrici siano sicuramente destinati ad acquisire una quota di mercato sempre maggiore. E parlando di efficienza delle risorse, possiamo parlare anche del tema delle smart cities. Un altro tema è quello del consumo sostenibile, che è trasversale, molteplici settori. Per condividere un esempio, se facciamo riferimento al settore alimentare, si pensi che in tutto il mondo ogni anno circa il 33% del cibo prodotto per il consumo umano viene sprecato, eppure a livello globale 800 milioni di persone, quindi una su nove, soffre di malnutrizione. Un'altra area è quella dell'economia circolare, di cui molto si parla, ma si devono ancora fare dei grandi passi in avanti, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e dei processi di riciclo. E l'ultima area è quella della sostenibilità idrica, tema anche questo molto importante, visto che ancora oggi circa 845 milioni di persone non hanno ancora accesso a fonti idriche sicure. Riteniamo quindi che, per concludere, le società più innovative, allineate con queste cinque aree, quindi con questi cinque temi chiave, possono essere ben posizionate per guidare la rivoluzione ambientale, ma anche per beneficiare di una dinamica particolarmente positiva della domanda nel lungo periodo, in quanto governi, aziende e consumatori si muovono sempre più verso una crescita più sostenibile e più inclusiva.